fanno tutti gli accordi. E devo dire che io sono uno storico putativo, cioè tutti o molti devono sia tale o tale, non sono. Sono soltanto un cittadino mezzanese appassionato alla propria città che ritiene di essere qui presente per portare il proprio contributo a questo dibattito, che se fosse stato organizzato da un altro gruppo politico io sarei ugualmente, è vero, presente. Esatto, quindi scompiamo il campo, quindi tutto quello che dico deve essere interpretato politicamente. Io dico quello che penso, sono un uomo libero e ritengo, lo ripeto ancora una volta, di portare un mio contributo. Certo, se 8 minuti sono pochi ci proverò, perché il dono della sintesi non ce l'hanno tutti quanti, forse io non ce l'ho. Se Avezzano ha bisogno di nuove strutture, le nuove strutture non possono che nascere a nord, perché di lì c'è tutta Borgangizia, la montagna, e qui c'è il Fucino, di là c'è la zona artigianale, c'è San Pelino, l'unica zona libera è a nord. Premesso questo, non vuol dire però che le strutture che già esistono le dobbiamo portare a nord, assolutamente, sono due cose diverse, nuove strutture, gioco forza. Non si può fare a meno di spostarle a nord, che è l'unica area libera disponibile, ma quelle che già esistono devono rimanere dove attualmente sono. Per essere chiaro, io dico chiaramente che sono contrario alla vendita della scuola e sono contrario allo spostamento della scuola. Ciò premesso, mutuando un linguaggio che non è il mio, un linguaggio tipico di avvocati, insultordine, facciamo finta che comunque la scuola debba essere spostata, è solo un'ipotesi, per carità. D'altra parte il dibattito è sicuramente utile, però alla fine la decisione rispetta a chi è stato eletto dal popolo per condizionare la giunta. Facciamo finta che comunque il fatto di spostare la scuola sia un fatto irreversibile, è un'ipotesi. Dove costruire la scuola? Benissimo. Si era parlato dell'area che sta dietro la comunale. Secondo me è una scelta, non dico sbagliata, voglio edulcorare il termine e dire poco felice, perché è un'area molto utile al teatro. Chi frequenta il teatro sa che la sera, andando al teatro, non c'è più posto per parcheggiare l'auto. Allora là ci sarebbe bisogno di fare un grosso parcheggio a servizio del teatro. Tra l'altro, quando vengono le compagnie questi di professionisti che vengono con i tir per scaricare le celle, non sanno come praticamente parcheggiare, non sanno come manovrare. Invece quella è un'area di parcheggio, un'area di manovra, è un'area di parcheggio soprattutto per gli utenti, E invece attualmente, insomma, le poche aree disponibili a fianco al teatro sono state vendute, si sta creando come per andare in un chiosco, tutti quanti possono notare, perché insomma. Le poche aree mano a mano si distinguono fino a quando uno deve fare 2 chilometri a piedi per andare al teatro. Tra l'altro, si pone anche un problema. L'estate, insomma, Piazza Risorgimento non è un luogo adatto per la rappresentazione, no, è un luogo adatto soltanto per mettere a tutto il mondo invitare quelli che sono parlando con la musica moderna. Ma un teatro serio, un spettacolo serio, un teatro di Stato non è possibile. Invece quell'area si potrebbe prestare proprio a fianco al teatro, dietro al teatro, da uno spettacolo vada aperto, un'ampia area, è vero, che non creerebbe problemi nel caso si dovesse praticamente, diciamo, chiudere al traffico la strada di gente. Insomma, voglio dire, è un'area che ci dà la possibilità di respirare in un futuro. Se andiamo a chiudere pure quella, e praticamente là non si respira più, Invece un'area, secondo me, diciamo, più idonea potrebbe essere quella che sta al centro tra le magistrate. L'Inis invece, un'ampia area, che prima si era già di proprietà comunale, e dove si vorrebbe costruire, ma sempre in subordine, sempre restante all'inizio, lo voglio ripetere perché qualcuno poi magari dirà che io ho detto che sono favorevole, io non sono favorevole, ho detto all'inizio, solo in subordine, e al centro di questi 3 edifici scolastici, non solo, ma ci darebbe un'altra grossa possibilità qua. Quella di costruire dei servizi che potrebbero essere fruiti contemporaneamente alle scuole. Per esempio, il liceo scientifico ha costruito una grossa aula magna, un auditorio, non so che cosa sia, mi dico che abbia una capienza di 400 posti, e non credo che quell'aula magna è impegnata 24 su 24, 365 giorni all'anno. Allora quella, la
c'è una convenzione con la provincia, potrebbe essere costruita, per esempio, anche da altre scuole, secondo dei dubbi, no? Un campo di calcio che può essere costruito una volta dalle magistrate, o all'inizio, o al liceo. Quindi voglio dire, quella secondo me è l'area più idonea. Ma torniamo alla scuola media corallina. Qua non è il problema vendere o non vendere, no, questo è un falso problema, il problema è l'uso che se ne farà successivamente, perché se la proprietà, come stamattina ho detto sul giornale, l'orientamento dell'amministrazione è non vendere più, ma il problema comunque non è risolto, perché se la proprietà rimane nel comune, comunque la dà in gestione, la dà in affitto, e il problema comunque esiste ancora, quindi è un falso problema il fatto della vendita, il problema vero è l'uso che se ne farà il momento successivo. E qui io ritorno a dire quello che ho detto il primo giorno che ci siamo visti là presso il comune. Secondo me anche questo è un falso problema, perché secondo me rimarrà tutto come sta attualmente, non si muove niente, perché le finanze dei comuni, lo sappiamo, non è il comune di Arezzano, le finanze di tutti i comuni, di tutti gli enti locali sono a terra, oramai proprio alla frutta, qua vicino non la facciamo proprio alla mano, forse è le finanze stanno a terra, i denari per costruire la nuova scuola secondo me non ci sono e non si farà, e i denari per ristrutturare questa scuola, molti denari, lo stesso secondo me è difficile reperire. E allora dalla privata, ma scusate, il fine è l'ultimo di privata, guarda, è il guadagno, mentre l'ente pubblico può avere un fine sociale, un fine culturale, il privato fa un'operazione se ci guadagna, se non ci guadagna non la fa, tutto è fatto. Secondo voi qualcuno aveva proposto, sì, però il privato potremmo vincolarlo dicendo al privato no, tu devi fare dei locali da destinare a uso culturale, ma è incredibile una cosa del genere, parlando chiaramente, è assolutamente incredibile, il privato fa tutto ciò che gli procura una rendita o un reddito, giusto? Diversamente l'operazione non la fa nessuno, il privato va a investire nei miliardi con una prospettiva incerta o con la prospettiva certa di andarci a rivedere. Per cui l'unica cosa, se si fa questa operazione, l'unica cosa è di tipo speculativo, non ci sono altre strade. Il che significa intasare ancora di più di traffico che ci deve avanzare. E questo a prescindere dalla bontà dell'operazione, a prescindere dalla bontà dell'operazione. Ma d'altra parte, se il privato è già vincolato al fatto che c'è il vincolo, diciamo, architettonico, che gli lega un po' le mani, perché se un privato potesse demolire, ricostruire liberamente, beh, secondo me se ne sono tanti di privati disposti a fare questo, perché l'area è abbastanza appetibile, centrale, eccetera. Già con questo vincolo, e poi andiamo con altri vincoli, che succede? Succede che l'area nessuno se ne accorge, quell'edificio rimane come sta. Un solo esempio, e poi vedo che già mi guarda storto bene, perché sono uno sguardo minaccioso. La casa di riposo San Giuseppe, la vecchia casa di riposo, la casa di vecchia, cioè la vecchia presente, che è rimasta, anche lì c'è il vincolo, ma l'avete visto, sta cadendo a pezzi, ed è un bel edificio, mi va bene il vincolo, però sta cadendo a pezzi, quello è un edificio che è stato posto in piedi, nessuno se lo compra, perché non è conveniente. Allora, o interviene l'ente pubblico, che non ha fini, diciamo così, di tipo privatistico, non ha fini, diciamo, speculativo, lo spende dei soldi, lo ristruttura, un bel edificio, dei bei fregi, insomma, veramente andrebbe recuperato secondo me. Oppure è inutile che lo mettiamo in vendita, poi il nostro pubblico, non se lo compra più nessuno. Il risultato quale sarà? Che di qui a 20 anni quell'edificio cadrà definitivamente a pezzi, rimane soltanto il muro così com'è. Allora, secondo me la soluzione può essere questa. L'edificio non va vale più. La scuola rimane dove sta, però occorre un piano che possa triennale, quinquennale, al limite pure decennale di investimento per ristrutturare la scuola. Perché la scuola, comunque, tutti qua, compreso la presa, mi darà l'ultima volta, io sono stato in quella scuola stamattina, è vero, così com'è non è più funzionata, anche comunque ristrutturata. Ci sono dei pavimenti scompressi, gli infissi non sono più a posto, un grosso intervento di ristrutturazione, naturalmente l'intervento può essere un unico intervento, con miliardi che il comune sicuramente non riuscirà a reperire, allora già fatto un piano, chiamiamolo quinquennale,
un pezzo alla volta, è vero, per poter di qui a 5 anni dire, ecco, la scuola, oramai di andare a scuola funzionava. Un'ultima cosa, il cortile dello stante, ma non l'avete visto? Fino a qualche anno fa era un immondezzato, poi è diventato un parcheggio, adesso è stato chiuso, è vero, quando è arrivato il parcheggio, però è un grosso spazio inutilizzato, invece uno spazio andrebbe recuperato perché può essere suscettibile di una ottima, è vero, utilizzazione, però nessuno se ne cura. Addirittura qualcuno mi smentisca, e se lo può fare lo faccia subito, fino a qualche anno fa andavano all'interno dell'asilo Montessori, andavano a buttare perfino l'immondizia. Cioè quando il comune non sapeva dove buttare determinate cose, andava a buttare la gente, è vero o non è vero? Sì. Allora, questo è il degrado della città, parliamoci delle organizzazioni. Per il resto mi associo sulle cose che ha detto Petro, perché bisogna volare un po' alto, non bisogna praticamente giocare soltanto un fatto specifico, importantissimo che sia, perché dov'è? È importante, però bisogna volare un po' alto, bisogna fare un bracciamento che va un po' al di là della punta del nostro naso e vedere poi in prospettiva sulla intera città che cosa intendiamo fare. Dico la sincera verità, io sono un incorreggibile ottimista, malgrado tutto io spero in futuro e sono sicuro in un avvenire migliore della nostra città.